È composto dalla fusione, dalla pubertà ai 25-30 anni, di 5 vertebra. Questa struttura fornisce protezione per gli organi degli apparati riproduttivo, digerente ed urinario, oltre a collegare lo scheletro assile con la cintura pelvica. La porzione inferiore, ristretta, forma l'apice sacrale, mentre l'ampia superficie superiore forma la base, la quale presenta un importante punto di repere chiamato promontorio sacrale. I processi articolari superiori formano articolazioni sinoviali con l'ultima vertebra lombare, ai lati di questi è presente il canale sacrale, che, estendendosi per tutta la lunghezza dell'osso, fornisce passaggio ai nervi e al midollo spinale. I processi spinosi delle vertebre sacrali fuse formano la cresta sacrale mediana, le lamine della quinta vertebra sacrale non si uniscono sulla linea mediana e formano le corna sacrali, che rappresentano i margini dello iato sacrale, l'orifizio di uscita del canale sacrale. Ai lati della cresta sacrale sono presenti i fori sacrali. Ai lati della cresta sacrale mediana sono presenti due creste sacrali laterali, lateralmente a ciascuna di esse si sviluppa un'ampia ala. La superficie auricolare costituisce la superficie articolare per le ossa del cingolo pelvico, articolazione sacroiliaca. Questa articolazione è stabilizzata da un legamento che si inserisce sulla tuberosità sacrale. La superficie anteriore del sacro, superficie pelvica, è concava, e a livello dell'apice il sacro si articola con il coccige. Il coccige è formato da 3-5 vertebre coccigee che cominciano a fondersi all'età di 26 anni. Fornisce superficie di inserzione per numerosi legamenti e per il muscolo sfintere dell'ano. Le lamine della prima vertebra coccigea sono definite corna del coccige e si uniscono alle corna del sacro. Nei maschi il coccige è rivolto anteriormente, nelle femmine inferiormente.